Le cose che non dici, di Yuki 21. Capitolo 4. Il mostro. Sasuke. Il cellulare vibra impazzito, e anche se so già chi è che mi sta chiamando, mi sforzo di allungare un braccio per recuperarlo sul comodino. Ryo, io ti ammazzo, è presto! Fammi dormire! E dai, sono le 11, quanto vuoi dormire ancora? Quanto mi pare, Baka! Ieri sera è rientrato mio fratello e i miei ci hanno portato a mangiare fuori. Abbiamo fatto tardissimo. Sì, ok, il tuo mitico Aniki è tornato dall'università e chi se ne frega? Oggi pomeriggio andiamo a fare un giro al centro commerciale. Sarà pieno di belle ragazze. Dai, dobbiamo approfittare del nuovo sistema di settimana corta adottato dal nostro amato preside. Non vengo, non mi va. Attacco il telefono e dopo nemmeno un secondo quello inizia a rianimarsi di nuovo. Che vuoi ancora? Devi venire per forza, ho già detto che ci saresti stato, anche tu. E a chi lo hai detto? Domando con indifferenza. A Kaito e Setsuna. Su, forza, se vieni ti offro un gelato. Mi risponde quello tutto allegro. Se vengo, trovi il sistema di offrirmi una birra, idiota. Ok, ci vediamo nel pomeriggio, ora lasciami dormire in pace. Riaggancio. È chiaro che finirò con lo stare fuori tutto il pomeriggio e probabilmente rincaserò in tarda serata. Ma domani devo assolutamente preparare un programma per quella là. Così lunedì glielo porto e iniziamo con lo strazio. Mentre scivolo di nuovo nel sonno, un'immagine di King si affaccia alla mia mente. Ha un bel viso nonostante i lineamenti diversi, ed è anche messa piuttosto bene fisicamente. Ma quegli occhi chiari che ti fissano, non si fidano di nessuno. Reika. La settimana corta è l'idea del secolo. Peccato che poi nel mio caso non cambia un cavolo visto che devo studiare lo stesso. Hirokun mi ha mandato una mail chiedendo se voglio fare una passeggiata nel pomeriggio. Ho risposto che preferisco studiare. In realtà non mi va di vederlo e credo che devo lasciargli almeno un fine settimana libero, così da sbattersi un poco col professore d'arte. Hiroshi è gay. Lo so da anni. Lo so da prima ancora che lo sapesse lui. Ed è il mio migliore amico, il mio pensiero più dolce. È solo che ora se la fa con un professore. È solo che non vorrei dividerlo con nessuno mai. Sono un egoista di merda. Hiroshi. Preferisce non uscire, ok, non è grave. E poi tanto passerò lo stesso da lei più tardi, portandole un buon dolce. E lei sarà contenta. I miei sono partiti per qualche giorno. Viaggio di affari o di piacere, non ne ho idea. A questo punto tanto vale approfittare. Mando un messaggio di invito ad Azai. Lui è più grande di me di 6 anni. È stato all'estero per qualche tempo e tornato in Giappone ha ottenuto una cattedra come insegnante di arte nella mia scuola. Una grande fortuna per me. E poi siamo affiatati. Io dipingo mentre lui fa le sculture. Due artisti. Dobbiamo fare particolarmente attenzione nel frequentarci, soprattutto perché io sono uno studente, anche se a far scandalo non credo sarebbe questo. Ha una bocca niente male, e non solo quella. Dice che tra un'ora è qui. Magari vado... Ci vado più tardi da Reika, così la lascio studiare in pace. Reika. La giornata è quasi conclusa. Ho ripassato un casino di materie e sono soddisfatta. La casa è avvolta dalle tenebre, ma non mi dà fastidio, anzi, mi piace l'assenza di luce. Scendo al piano inferiore e resto immobile davanti al pianoforte. Devo scegliere l'attività extrascolastica. Se scelgo la musica, avrò punti in più assicurati. Mi siedo, scopro i tasti e inizio. Moonlight Sonata, grande Beethoven. È triste, intensa, profonda, è come me. Mi perdo, la mente si azzera, c'è soltanto musica. Non sento quindi la chiave della toppa che gira, non sento la porta che si apre lentamente, non sento i passi che vengono nella mia direzione e non sento subito la sua voce che sibila un semplice Reika. Ma cazzo, sento la borsa che viene sbattuta con violenza sulla mia schiena, così forte da togliermi il fiato. Il mostro è tornato a casa. Hiroshi. Che pomeriggio, sono distrutto. Abbiamo scopato come ricci tanto da perdere il conto delle volte. Mentre mi verso dell'acqua da bere sento Dazai che canticchia sotto la doccia. Bene, direi dal tono della voce che è più che soddisfatto. Magari ero un po' dura stavolta. Prendo il cellulare distratto. Strano, Reika non mi ha mandato nemmeno un messaggio. Che abbia capito e voglia lasciarmi vivere qualche ora di sesso sfrenato. Ma che dico? Rei-chan non chiede mai nulla, figurati se è lei che mi impedisce di vivere le mie storie. Però ho una strana sensazione. Le mando un semplice messaggio chiedendo se va tutto bene. Ma anche se non so il perché,
Temo che nulla stia andando bene in questo momento. Reika. Il dolore è atroce. Ma che ci tiene in quella borsa? Il piombo? Ho anche sbattuto la fronte sul pianoforte. Mentre mi massaggio la schiena e due lacrime scendono giù, alzo la testa per affrontarlo. Cazzo, Reika, te l'ho detto 100 volte che non voglio che suoni quel coso quando in casa ci sono io. Mi fa venire mal di testa. È ubriaco, come al solito. Maledizione, stavolta è stato via quasi 10 giorni. Ho sperato davvero che fosse morto. Non eri in casa mentre ho iniziato a suonare. Lo so che non serve rispondere, ma il dolore è tale e non rifletto. Sì, certo, è colpa mia come al solito, vero? Con non poca fatica sono in piedi mentre lui barcolla volgendomi le spalle. Hai dei soldi da prestarmi? Certo, stronzo, quello che vuoi, basta che torni ad ubriacarti fuori da questa casa. Prendo quello che ho nella tasca dei pantaloni della tuta e glielo consegno. Così poco? Lo sai che non posso prelevare più di una certa somma dalla settimana e ho usato il resto per comprarmi da mangiare e per acquistare i libri. Che libri? Sono tornato a scuola. Ma se ti hanno cacciato? Con quella merda di carattere che ti trovi? La famiglia di Roshi mi ha iscritto al suo stesso liceo. Ora potrebbe esplodere di nuovo, ma so che davanti alla famiglia di Hiro gli tocca tacere. Sono una famiglia potente, ricca, che tempo fa gli ha prestato dei soldi che non ha mai restituito. Fai come ti pare. Certo, Max, come sempre. Prendo e inizio a salire le scale per tornare in camera mia, consapevole che stanotte dovrò chiudermi a chiave dentro. E lui mi prega contro. E chiama mio papà ogni tanto, maledizione! Papà è una parola che per me non ha significato, se non quello di mostro. Io non ho famiglia, io sono sola. Mia madre è morta 7 anni fa, ma le cose non andavano meglio quando c'era lei. Max è stato sempre violento, solo che quando c'era lei, i suoi sfoghi non erano rivolti a me. Lei non è mai riuscita a lasciarlo e io non ho mai capito il perché. L'unica cosa furba che ha fatto nella sua vita mia madre è stata intestarmi un conto corrente attivo in banca americana che contiene una discreta somma. Era di suo padre, quindi mio nonno, e lei ha deciso di lasciarlo a me quando le hanno detto che una brutta malattia l'avrebbe uccisa di lì a poco. Quei soldi saranno miei al compimento dei 18 anni, quindi fra 10 mesi circa. Nel frattempo mi ha anche lasciato un conto corrente qui a Tokyo, dove posso prelevare una sola volta al settimana, importi discreti. Era brava ad amministrare le finanze, come lo era a mentire alla sua migliore amica, nonché mamma di Roshi. Ma in amore era un disastro. Mi sa che in questo sono spiccicato a lei. In questo e nell'aspetto fisico. E proprio perché la ricordo così tanto, Max mi colpisce senza riguardi. È un alcolizzato di quelli cattivi, di quelli che nemmeno una volta hanno provato a smettere. Ogni tanto torna a casa per chiedermi soldi e per evitare una denuncia per abbandono di minore. Se io sto zitta, è solo perché non posso permettermi di essere portata via. Mia madre ha posto una clausola per quanto riguarda la mia eredità. Sarà mia con più di 18 anni, ma solo se legalmente sarò ancora sotto la custodia di Max. Nella sua testa malata era convinta che lui sarebbe cambiato almeno per me. Nella sua testa malata, alla fine, l'amore vinceva su tutto, anche sulla dipendenza da alcol. Era una stupida mia madre. Se si viene a sapere della mia situazione, perderò tutto. Verrò data in affidamento a chissà chi e i miei futuri veri finiranno in mano a Max o allo Stato. Non posso permetterlo. Quei soldi mi servono per iniziare una nuova vita altrove. E poi non voglio allontanarmi da Hiro-kun. E non voglio che quel bastardo si goda questa casa. Fra 10 mesi quei soldi saranno i miei. Lo manderò al diavolo finalmente e avrò una vita normale e forse anche felice. Mi attacco a questa speranza mentre piango chiusa nella mia stanza. Non per il dolore, quello è già passato, ma per l'umiliazione che ogni volta mi strema quando quel mostro mi avvicino. Piango anche per tutte le cose che non dico e per quella vergogna che mi riversano dentro. Il pensiero che la mia situazione possa diventare di dominio pubblico in una città perfetta come Tokyo mi toglie il fiato.